Salerno, secondo me, è una piazza, cioè una città bellissima. Io sono stato sfortunato perché non ho vissuto il calore della piazza come magari l'hanno vissuta i miei compagni che sono qui da più tempo. Io l'ho vissuto per, non so se tre partite in casa, due o tre partite, e poi purtroppo si è fermato il mondo. Box to box è un termine che nel calcio si usa per descrivere un giocatore che da solo percorre tutto il campo, da un'area all'altra, ma box to box, tradotto letteralmente, significa anche da scatola a scatola, come quelle dei ricordi che si riaprono per rivivere momenti importanti della propria vita. Ispirandoci al box to box, abbiamo deciso di ripercorrere le storie dei giocatori granata, passando da una scatola all'altra, alla scoperta dei momenti belli e brutti della loro carriera. Oggi andiamo box to box con Ramzi Aja. Benvenuto Ramzi. Ciao, grazie. Stamattina col sole possiamo prendere il traghetto. Traghetto. Dove ti piacerebbe andare volendo prendere un traghetto? Ma farei un giro a Ischia, dove non sono mai andato. Non ci sei stato? No. Molto bella come isola. Ci facciamo un giro dentro, ti va? Va bene. Allora, ti ho portato qui alla stazione marittima di Zayed, un architetto anglo-irachena che ha costruito questo fantastico terminal delle crociere, da cui insomma si può ammirare un po' la città di Salerno. E cosa ne pensi di questa città? No, vabbè, è una città bellissima e poi io sono amante del mare, quindi cade a pennello. Allora, il tuo nome può trarre un po' in inganno, però poi sentendo di parlare si percepisce, no? Che sei un romano quasi verace. Ci parli un po' della tua città natale? Ma sì, allora io ho un nome tunisino perché sono di origine tunisina. Però sono nato e ho sempre vissuto a Roma. Invece, insomma, questa passione che poi si è trasformata in un lavoro per il calcio, quando è nata esattamente? Com'è nata? Ma come tutti i ragazzi ho incominciato a giocare così sotto casa, poi mia nonna mi ha iscritto a una scuola calcio e poi da cosa nasce cosa, dai. Quindi la persona che ti ha supportato un pochino di più in questo percorso è stata tua nonna. Ma no, mia nonna mi ha iscritto, poi ci sono state tante persone che mi hanno supportato. Diciamo che ho avuto anche un pizzico di fortuna, quindi sono Hai pure un contento tatuaggio per tua nonna, dedicato di a lei. Ce ne questo. parli un pochino? Sì. Ah, vabbè, mia nonna. Io ho vissuto con mia nonna e le devo molto e quindi ho voluto dedicare questo tatuaggio a lei per il bene che mi ha fatto. Tua nonna è romana, quindi? È più ciociara, più burina, però diciamo è del Lazio. Del Lazio, ok. Ti ho fatto un po' mangiare quei piatti tipici romani per cui io vado pazza, tipo la matriciana, cacio e pepe. Qual è il tuo piatto preferito? Mia nonna, poi a Roma è il classico, super condito. Diciamo che io piatti preferiti non ne ho. A me piace tanto il pesce. Allora, qui Non, vai di lusso, qui a Salerno. sì, non mi piacciono questi piatti pesanti, super conditi. Vabbè, poi sei un atleta, quindi diciamo non sono neanche ideali. Sì, vabbè, poi fino a un certo punto, nel senso, però non sono amante di questi piatti pesanti. Torniamo un pochino seri, parliamo un po' dei tuoi inizi a livello calcistico. Allora, io ho incominciato col Messina, ho fatto un anno lì e poi mi prese la Fiorentina. Vabbè, mi sono trovato bene, sono cresciuto e comunque mi sono allontanato da casa, però diciamo che è stata una bella esperienza. Se non erro, in quegli anni nelle giovanili della Fiorentina c'era anche Ciccio Di Tacchio, un altro calciatore granata. Sì. Avevate legato da piccolini, diciamo così. Sì, giocavamo insieme, cioè lui l'avevano preso per la prima squadra, poi dopo
si è ritrovato con noi. Poi avevamo anche una discussione, abbiamo avuto. Però sì, dai, abbiamo giocato insieme. Mi fece pure un assist una volta per un gol. Quindi... E invece di incontrarlo qui alla Salernitana è stato un piacere per te già conoscere qualcuno. Sì, poi vabbè, siamo cresciuti tutti e due. Lui era qui il capitano e mi ha aiutato a integrarmi. La tua identità calcistica, poi, proprio per quanto riguarda il calcio italiano, l'hai dimostrata nelle file della Reggiana, dove hai militato per 3 anni e mezzo. Come ti sei trovato in quella stagione? No, bene. Poi durante quegli anni ho conosciuto anche mia moglie. Però diciamo che ho chiuso il rapporto lì male, però mi è servito tutto per crescere, quindi sono soddisfatto del percorso che ho fatto. Poi insomma, dopo un periodo a Rimini sei approdato alla Torres. Diciamo che la Torres è stata un'esperienza forse particolare, no? Perché la società sarda quell'anno riesce ad ottenere la salvezza in campo, però poi per un illecito sportivo viene retrocessa in D. Io quando sono stato, diciamo, proprio il giorno della retrocessione non c'ero. Avevo fatto la risoluzione. Fu un anno particolare perché durante quell'anno abbiamo cambiato allenatore perché morì Vincenzo Cosco, una persona che mi ha dato tanto, però è stato un anno molto molto formativo. Quindi dopo questa esperienza non proprio positiva, però insomma formativa per te, arrivi nella Fidelis Andria e qui conosci l'anno prima Mister D'Angelo, l'anno dopo Giancarlo Favarin. Ecco, da un punto di vista calcistico, qual è l'allenatore con cui hai stretto più intesa? Ma con tutti e due. Tutti e due mi hanno dato qualcosa. D'Angelo l'ho ritrovato poi a Pisa. Favarin... non l'ho ritrovato, cioè non ho avuto la possibilità di riessere allenato da lui, però mi ha dato tanto a livello caratteriale. Tua identità calcistica emerge proprio lì e vieni notato dall'ambizioso Catania. E con il Catania, diciamo, ti ambienti bene, trascorri comunque un bel periodo per quel che riguarda la tua carriera. Ce ne vuoi parlare un pochino? A Catania mi sono trovato benissimo. Sia con la città, che è una bellissima città, sia con i compagni, però abbiamo stretto dei legami importanti. Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo in 2 anni di salire di categoria, però abbiamo fatto degli anni importanti dove per un soffio non siamo riusciti a tagliare il traguardo, però c'è un bellissimo ricordo di quell'esperienza. Sì, perché insomma non riuscite ad ottenere la promozione in B dopo la sconfitta ai playoff. Sì, ne abbiamo avute due, siamo usciti il primo anno ai rigori e il secondo anno contro il Trapani, che poi salì con 2 pareggi. C'è un po' di rammarico perché era la nostra portata, però quel gruppo aveva dato tutto se stesso, quindi poteva tornare a casa con la coscienza pulita. Ecco, quindi da un punto di vista umano avevi stretto un bel rapporto per quel che riguarda il gruppo, però un calciatore per fare carriera, no? Per inseguire il suo sogno, purtroppo deve anche allontanarsi da piazze in cui si ambienta bene, e così arriva la chiamata del Pisa e tu saluti il Catania e approdi a Pisa. Facendo una sintesi, no, di questa carriera calcistica fino ovviamente alla Salernitana, qual è la piazza dove ti sei insomma ambientato meglio? A Catania sicuramente, perché lì poi ho vissuto mia figlia da piccola. Quindi penso Catania, poi ti dico Salerno, secondo me è una piazza, cioè una città bellissima. Io sono stato sfortunato perché non ho vissuto il
calore della piazza, come magari l'hanno vissuta i miei compagni che sono qui da più tempo. Io l'ho vissuto per, non so se tre partite in casa, due o tre partite, e poi purtroppo si è fermato il mondo. Però qui mi sto trovando bene, e come dicevo prima, una città bellissima, io sono amante di mare, infatti abito qui vicino, e quindi mi sto trovando bene. E insomma, arrivi in questo mercato di gennaio, ti sei trovato di fronte a un gruppo già compatto, hai fatto fatica ad ambientarti oppure ti sei ambientato fin da subito? No, mi sono ambientato subito. Poi sono stato fortunato perché Mister Ventura mi ha subito utilizzato, quindi quando poi giochi è più facile conoscere i compagni, perché ti conosci prima in campo e poi fuori. Quindi è stato abbastanza semplice per me ambientarmi. Quindi non c'è stato un compagno nel particolare che ti ha aiutato ad ambientarti o che comunque ti ha fatto conoscere un po' meglio la città? No, questo no, nel senso, io sono entrato, ho trovato un gruppo di persone propense al dialogo, propense ad aprirti lo spogliatoio. Poi la città l'ho conosciuta da solo, con mia moglie, poi c'è stato il lockdown, quindi fino a un certo punto, però diciamo che ho avuto la fortuna di trovare delle persone che mi hanno aperto lo spogliatoio. Allora, la cattiveria agonistica, un po' uno degli elementi che ti contraddistingue, era quel plus che serviva l'anno scorso alla retroguardia granata. Però anche quest'anno con Mister Castori hai trovato il tuo spazio. Cosa ne pensi del tecnico? Ma io penso che anche il giocatore con più talento al mondo debba essere cattivo dentro, perché solo con la qualità secondo me non fai tanto. Diciamo che io sono un giocatore con meno qualità, magari con più motivazione o con più, diciamo, fame, e basta, sono contento di stare qui, sono contento di essere allenato da Mister Castori, e andiamo avanti. E invece degli altri tuoi compagni di reparto cosa pensi? Io penso che il nostro sia un reparto importante, con giocatori di valore. Possiamo sicuramente migliorare tutti e non ci dobbiamo mai accontentare di niente. Prima mi accennavi ovviamente eravate piccoli, a un conflitto anche soltanto di idee con Ciccio Di Tacchio. Sembri uno molto concreto, molto diretto. Ti è mai successo poi in seguito nella tua esperienza calcistica di avere qualche piccolo conflitto anche di idee nello spogliatoio, magari anche nello spogliatoio granata? Sì, io sono uno senza peli sulla lingua, nel senso che se penso qualcosa la dico, poi può andare bene, non può andare bene. Io seguo la mia strada, nel senso, mi piace essere sincero nel bene e nel male. Poi c'è chi l'apprezza e chi non l'apprezza, ma non mi interessa. E c'è stato invece un episodio che ricordi, magari anche divertente, tra voi compagni, o non so, un rito, qualcosa che vi contraddistingue prima delle gare, che avete anche un po' per scaramanzia? Non so se tu sei scaramantico. Ma non sono scaramantico, però magari ci sta che la partita prima abbiamo vinto, ho fatto una mezza cosa e la rifaccio. Ma no, ti dico la verità, non ci abbiamo riti. Solo una volta è successo l'anno scorso, ma non mi ricordo che partita. Stavo con Ciccio, con Di Tacchio, per caricarci. Prima, sai quando dici dai, per forza, Ovviamente gli ho dato una capocciata. E lui si è un po' aperto. Abbiamo vinto, la partita dopo gli faccio finta di dargli la capocciata e lui fa oh no. Poi viene da me e me la dà lui a me.
Ramzi, è vero che tu i tifosi purtroppo non le hai potuti conoscere perché appunto hai giocato soltanto 3 partite con loro e poi è arrivato questo momento difficile, no? Però durante la quarantena, l'anno scorso, hai dato modo a loro di far conoscere una parte di te un po' divertente. Hai messo qualche tuo video simpatico sui social che coinvolgevano molto spesso anche la tua famiglia e non è l'unico video in cui hai palesato questo forte attaccamento a loro, a tua moglie, a tua figlia, che tra l'altro è bellissima e ti somiglia tantissimo. Grazie. Ecco, ci parli un po', diciamo, di questo rapporto che hai con loro? Ma mia moglie è stata importante nella mia vita perché mi ha calmato e mi ha fatto capire quali sono i veri valori della vita. Vabbè, mia figlia è la cosa che amo di più al mondo e quindi diciamo che sono le due persone più importanti, quindi per me la famiglia è tutto, viene al di sopra di tutto e la mia vita gira verso i loro pensieri. Sai, tra l'altro sei un papà, almeno da quello che si vede sui social, perché poi ovviamente è una sfera privata che non tutti conoscono, però lasci intendere che sei un papà un po' all'antica. Che gioca con lei, che le fa capire anche l'importanza delle piccole cose. Ma allora, sicuramente devo migliorare, perché non è facile fare il padre. Anzi, io, a differenza, diciamo, di mia moglie, sono più... cioè, io ci gioco tutto, però sono un po' più fiscale, mentre mia moglie è molto accondiscendente. Però dai, diciamo che io vengo da una famiglia dove, e anche mia moglie, dove i valori erano la cosa principale ed è quello che voglio trasmettere a mia figlia. Ti guarda in TV? Ma mia moglie non è passione, cioè non ama il calcio, ama che torno a casa felice. Quindi diciamo che si informa sul risultato, se c'è da guardarla ogni tanto la guarda, ma però la bimba lo sa che il suo papà è un calciatore, no? Sì, però vabbè, c'ha 2 anni e mezzo, quindi ancora deve capire tante cose, però diciamo che dalla televisione mi riconosce. Allora, non so se hai seguito un po' i nostri box to box, c'è un momento in cui ad ognuno di voi vengono proposte 2 buste e queste 2 buste contengono dei ricordi, qualcosa che vi rappresenta. E noi ne abbiamo messa già una qui sul tavolo, quindi questa devi aprirla e vediamo dentro cosa c'è. Oh, che bello, grazie. Questa foto, penso, l'ho fatta a Livorno e l'ha fatta il fratello di mia moglie, ce l'ha fatta. È una foto che mi piace particolarmente, quindi vi ringrazio. Tornando un attimino indietro alla tua carriera, Ramzi, il tuo curriculum vanta anche di alcune presenze nella nazionale giovanile, nelle nazionali giovanili under 19 e under 20. Ecco, cosa ti hanno lasciato quelle esperienze? Ma ti dico niente, nel senso ero troppo giovane, troppo incosciente, non mi sono goduto il momento. Ma adesso magari quando riguardo qualche foto, cioè dei video, però diciamo non, niente di importante. È vero che hai rifiutato una chiamata della federazione tunisina? Sì, 2. Ero giovane, avevo 18 anni, era alla Fiorentina e dovevamo fare il torneo di Viareggio e mi chiamarono, io non me la sono sentita. C'è stato un motivo in particolare per cui non ti sentivi pronto a rappresentare la Tunisia? Ma il mio passato con, diciamo, con la parte della mia famiglia tunisina è un po' particolare. Io ero giovane,
E non me la sono sentita a quell'età di andare in Tunisia. Ti sei mai pentito di quella scelta? No. No, perché, cioè, nel senso, ora ritorno indietro e dici, cavolo, ci potevi andare, però lì per lì non ero forte per fare una scelta del genere. Invece ora che sei più maturo, no? Anche con il senso di responsabilità di padre nei confronti di tua figlia, che rapporto hai con la Tunisia? Ma ora come ora non ho completamente rapporto. Un'altra busta per te. C'è un video. Ciao Tunisino, Aspetta, il volume. ti faccio tanti auguri per i tuoi. Quanti anni hai fatto? 31? Sei fatto vecchio Tunisino. Mi raccomando, i capelli, curati sempre. Un abbraccio, ti voglio bene. Scemo. Chi c'era in questo Grazie. video? Questo è Curiale, il mio grande amico, che ho avuto il piacere di conoscere e di giocarci insieme a Catania. Lui è uno di quelli con cui hai stretto tanto nello spogliatoio. Mi dicevi prima che eravate un gruppo legato, cioè molto legato tra di voi. Sì, con lui ho stretto particolarmente. È una persona squisita per me. Ramzi, allora io ti libero Ok. e insomma ti ringrazio di aver partecipato a Box to Box. Spero che alla tua bimba piaccia questo puzzle. No, Poi magari ci fai sicuramente. sapere, fai una foto anche su Instagram e ti auguro ovviamente il meglio per la tua carriera. Grazie mille. Ciao. Looking for the bearded man in the window.